Ciao a tutti amici di Vespe Motori, nel video di oggi vi mostreremo come assemblare un manubrio di un pick-up 50XL. Come in un video precedente riguardante il manubrio delle 50 Special, anche in questo caso dobbiamo rispettare una sequenza di vari elementi. In questo caso abbiamo i nostri tubi, uno a destra, uno a sinistra, alcuni distanziali, questa puleggia, chiamatela come volete, dove poi andranno inseriti i fili di comando, queste mollette di tenuta e queste boccoline dove scorreranno i fili. Naturalmente poi il comando frecce e il devio luci. Questo tubo è già stato in precedenza tutto pulito, spazzolato. Ora mettiamo un po' di grasso. Queste sedi sono state anche queste in precedenza pulite, io ho usato un mini trapano, pulite bene dalla sporcizia, dal colore eventuale, e ora non ci resta che inserire il tubo. Controlliamo che scorra tutto bene. Primo distanziale piatto. Secondo distanziale, vedete questo bombato. Questo elemento puleggia, carrucola, chiamatela come volete. Inseriamo quindi la molletta, spingiamo a fondo in questo modo. Ora passiamo a quest'altro tubo, questo comando. L'ho lasciato apposta un po' sporco perché ora lo andremo a pulire, vi farò vedere come. Anche questi elementi, vedete, andranno puliti. E ora procediamo. Una volta pulito tutto, iniziamo a mettere il primo spessore che andrà interposto tra il comando e qui, vedete? Per permettere appunto di fare questo movimento di scorrere, di ruotare. Quindi questo. E andiamo a inserire. Prima ingrassiamo bene. E ora infiliamo. Ora stessa cosa come prima, primo spessore, quest'altro bombato, questo che ora andremo a pulire e poi monteremo. Io uso un prodotto sgrassante. Inseriamo e stessa cosa come prima, vado a centrare i fori con la molletta. Guardiamo anche sotto che si è centrato e spingiamo. Ora abbiamo queste tre boccole, vedete, dove poi scorreranno i fili. Una è completamente diversa dalle altre due. Un senso obbligato e la mettiamo qui nella parte alta. Inseriamo, poi spingiamo in questo modo. Per finire inseriamo le altre, una e due. Ora passiamo alla parte elettrica e andremo a montare il devio luci. Per agevolare il passaggio dei fili, perché sono abbastanza grossi, io ho preferito rismontare il tubo per non fare fatica. Quindi comincio facendo passare il connettore, il primo, poi il secondo,
e per ultimo questi dei fanali, che andrà il fanale, scusate. A questo punto posso rimontare il mio tubo facendo tutta la procedura che abbiamo visto prima. Ora questi due connettori li facciamo passare in questo foro, in questa asola, vedete? Per facilitare il lavoro ho fatto passare i fili attraverso questo taglio e poi li ho spinti in fondo, in questo modo. Mettiamo la nostra vite. Ora procediamo con l'interruttore delle frecce. Ruotiamo leggermente, facciamo passare il cavo e andiamo a mettere la nostra vite. Montiamo il fanale, colleghiamo la massa a questa struttura metallica, in questo modo, il viola, qui un po' sbiadito ma dallo schema elettrico è viola, alla lampada più grossa, e il marrone alla lampada più piccola. Mettiamo il bulloncino. Ora lo montiamo provvisorio, poi naturalmente questa corsa serve per la regolazione. Nel prossimo video vi mostreremo come montarlo definitivo sul telaio. Quindi a questo punto non mi resta che salutarvi. Vi invito a iscrivervi al canale, così rimarrete sempre aggiornati su tutti i video che pubblicheremo. Mettetevi piace se vi è piaciuto. Saluto tutti, ringrazio tutti e ci vediamo in un prossimo video.